l'Olbia deve pensare all'Olbia, fare il risultato e poi, però non posso non chiederle se la gara col Castelsardo era la gara della quasi svolta. No, per noi è stata una gara importante. Ah, okay. È stata una gara importante perché incontravamo una squadra con delle caratteristiche un po' diverse, soprattutto in fase offensiva. E niente, poi il campo era quello che era, una squadra in salute, noi sì, è vero che abbiamo fatto, cioè che primavamo da 3 vittorie, ma fatte tutte e 3 in casa, anche il derby stesso, cioè giocare c'è la Tolpa, è un po' diverso, quindi cioè, mi aspettavo qualche piccola difficoltà, però è stata una grande reazione, quindi questo mi fa ben sperare. Per quanto riguarda invece la partita di domenica, giustamente voi dovete pensare al Pula, però potrebbe davvero essere la gara alla svolta in caso di risultato positivo, soprattutto visto che il big match è Alghero Torres. Voglio dire, una volta acquisito il vostro risultato non potete non pensare anche a quella partita. Insomma, io rischio di essere banale e di sembrare quello che non sono. Che però... fastidiosa perché faccio sempre se no. No, però mi piace dire quello che penso, io non guardo agli altri. Perché nel momento in cui, almeno io sono convinto di questo, cioè inizio a pensare agli altri, sto togliendo qualcosa alla mia squadra, questo noi non ce lo possiamo permettere. È chiaro, se domani, cioè scusami, se fosse la trentesima, domenica, ci sta che tu pensi anche a quello che ti dice la classifica, a quello che fanno gli altri, perché non sempre può dipendere solo da te. Però noi dobbiamo dar peso alla vittoria che abbiamo fatto domenica scorsa, perché c'è poco da fare. È stata una vittoria importante, ma per far sì che resti tale noi dobbiamo vincere domenica, se no siamo condannati a fare sempre bene e niente. Poi se arriva qualche buon risultato all'altro campo, ben venga, cioè ben accetto, però è determinante quello che facciamo noi in questa fase del campionato, perché è ancora troppo presto per poter dire guardare quello che fanno gli altri. Si sarà informato sicuramente sul Pula, che cosa si aspetta l'avversario? È un avversario che avrà letto le dichiarazioni che punta alla salvezza senza i play-out, però di fatto si è rinforzato ed è una buona squadra, ha dei fuori quota provenienti dal settore giovanile del Cagliari, ha giocatori esperti come Lantieri, Oscar Riu, Bomber come Floris e Porcedu, hanno comprato anche un giocatore e si sono rinforzati in settimana, quindi diciamo che sulla carta, al di là dei 7 punti che vi distaccano in classifica, è un avversario tosto. Ostico, è un avversario ostico. Però la squadra come tutte le altre, tolte le ultime 3 che hanno qualche problema d'organico, non c'è nel nostro campionato. Poi è difficile affrontare tutti. E dalla prossima settimana sarà difficile anche affrontare lo stesso Amorese e gli altri, perché tutti si stanno un po' sistemando. Sono gare difficili perché noi proveremo, come è giusto che sia, a fare sempre la gara, però penso che sia molto più semplice non fare la gara per gli altri, quindi un compito difficile il nostro, però ripeto, signori, se si vuole ragionare, se si vuole pensare da grandi, se si vuole fare un campionato speciale, sono partite da vincere e basta, con tutto il rispetto che si può avere per gli altri, il resto non conta, noi dobbiamo fare la gara dal primo secondo per vincerla. Tanto di rispetto per il Pula che ha vinto 2 partite su 4 fatte fuori casa. 2 l'ha perse, io preferisco pensare così. Se noi siamo l'Olbia dobbiamo pensare che loro ne hanno vinte 2, se ci stiamo già togliendo qualcosa. Io penso che loro ne hanno perso 2, hanno perso il 50% e quindi noi dobbiamo lavorare su quello, punto.